C'è una crisi. No, ma la tua, ma nel tuo caso non era una crisi, non mi pare. No, no, eri amatissima di tutti, apprezzatissima. Temevi questo cambiamento di indirizzo? Che avverrà? Che avverrà anche non faccio caso che c'è chi ha fatto in modo che andassero alla direzione dei due istituti centrali, catalogo, i due architetti, io lo so bene, ho già fatto le mie rimostranze, ma non serve a nulla. No, rimostranze in senso generalissimo, perché nella fattispecie sono probabilmente bravi. Segnalare che ci sarà un pranzo offerto. Se devo andare via 1:15. Sì. Non mangerò. Perdiamo altro tempo. Volevo solo ricordarvi che nell'intervallo di pranzo verrà offerto un buffet qua fuori, quindi siete tutti ospiti. Grazie. Grazie, allora diamo inizio alla seconda parte dei lavori di questa mattinata, dando la parola a Caterina Bon, che non ha bisogno delle mie presentazioni, ma ricordo che ha diretto l'Istituto Superiore Centrale per il Restauro per ben 7 anni, ne è stata proprio l'autorevolissima guida e permettetemi che ricordi che fra i risultati veramente più importanti di questo settennato credo ci sia stata la sua capacità di portare in porto la nuova laurea quinquennale per la formazione dei restauratori. È un'impresa a cui un pochino ho collaborato anch'io e credo che cambierà radicalmente nel futuro il quadro di riferimento, questi due decreti che sono stati promulgati a maggio, cambieranno radicalmente le modalità di formazione dei futuri restauratori italiani. Caterina, prego. Grazie Marisa, che al solito sì, è molto understatement perché ha collaborato molto lei, perché in realtà l'essenza del lavoro è nata da 6 mesi di incontro con i docenti universitari del CUN, al quale lei, incontri a cui lei è stata sempre presente, e anche con i gruppi tecnici di elaborazione di dettaglio che abbiamo fatto insieme diverse quantità di ore in istituto e altrove. Benissimo. Oggi
parlerò della fondazione dell'Istituto Centrale del Restauro, che tutti voi sapete benissimo, ma cercando di focalizzarmi sul finale, in particolare su quello che è stata a partire da allora l'inizio dell'evoluzione della figura del restauratore, quindi facendovi vedere cose nuove che saranno pubblicate a breve, ma che comunque anticipo, perché il pubblico al quale ne ho parlato, che era la Fondazione Longhi a Firenze un anno e mezzo fa, non era lo stesso di oggi, quindi vi dico cose che ancora non potete sapere e che saranno comunque pubblicate. Vedete nella prima diapositiva la mitica sede dell'Istituto Centrale del Restauro, che con una frase, con una citazione da Bottai nel giorno dell'inaugurazione, anzi era un'intervista sul Popolo d'Italia, in cui dice che doveva essere l'organo essenziale per il patrimonio della nazione. Questa antica sede, nella quale una parte dell'istituto sta ancora oggi, come sapete è sotto sfratto, e uno sfratto sanguinoso in cui arriva l'ufficiale giudiziario ogni 2 mesi, cosa assaggiata con le mie mani, dovremo poi spostarci tutti in un'unica sede a via del San Michele. Quindi diciamo, un pezzo di storia rischia di diventare una fotografia storica nel giro di qualche anno. Ricordo brevemente, ma sarò veloce su questo, come si era arrivati a questa fondazione dell'istituto, col famoso convegno dei soprintendenti del 1938, in cui si aprì un dibattito col giovane, con la redazione di Giulio Carlo Argan, che espone l'essenza di questo progetto, col restauro dei monumenti, con relazione di Calzecchi, tutte opere strapubblicate sulle quali non sto ad approfondire esageratamente in questa sede di oggi, e contemporaneamente al progetto dell'istituto viene fatto il progetto per il catalogo delle cose dell'arte. Faccio una brevissima digressione, perché per la prima volta, quando io sono andata via per andare a Venezia, è un architetto che dirige l'Istituto Centrale del Restauro, come è un architetto che dirige l'Istituto Centrale del Catalogo. È l'ultimo modello che si è rotto, diciamo, quello dell'istituto, perché esisteva una credenza che non era poi vera a livello legislativo, perché è una legge che è stata abrogata nel 1961, che dovesse essere solo uno storico dell'arte a dirigere l'istituto. Quindi il modello dell'ICCD, lo sapete perfettamente, è stato rotto quando è diventato, dopo Ferrari, direttrice da Polichetti, poi 2 archeologhe, e quindi cosa aprirà questo futuro? Ci è difficile capirlo, ma è tutto veramente molto cambiato, siamo in una fase di transizione, e all'interno comunque di questo concetto, anche se a me come storico dell'arte è dispiaciuta la rottura di questo modello, allo stesso tempo vale per tutte le professioni, dipende quale storico dell'arte, non siamo tutti uguali, né storici dell'arte, né restauratori, né architetti, quindi dipende chi poi realmente, a prescindere dal proprio mestiere, dal proprio ambito disciplinare, poi si trova ad affrontare tutto il nuovo che gli istituti preposti, soprattutto alla formazione dei restauratori e al restauro, si troveranno davanti nei prossimi anni. Io unisco un po' vecchio con nuovo, lo vedrete. Qua riassumo molto brevemente quali erano i nuovi principi del restauro delle opere d'arte: restauro conservativo, come tratti della relazione di Argan, il restauro conservativo deve predominare sul restauro artistico, e tutte le relazioni precedenti di questa mattina hanno fatto capire perché viene fuori come una sorta di regola apodittica questo tipo di affermazione. Il restauro artistico, qua forse ho sbagliato io nello scrivere, il restauro viene comunque condizionato a precise esigenze di ordine critico. Il restauro è un atto critico, cosa che nello stesso giro di anni Argan dice anche per gli ordinamenti museali, che sono anche essi stessi un atto di critica. Quindi sia il restauro che come le opere vengono esposte in un museo sono un'operazione critica. Ultimo punto, che è quello che si lega a quello che sarà l'essenza della mia comunicazione di oggi: la necessità che la preparazione dei restauratori sia allo stesso tempo tecnica e storicistica. Qua vi faccio vedere 2 immagini, perché non sono più così assolutamente, di come era la sala delle esposizioni delle opere restaurate in istituto, progettata da Radiconcini, sul cui ha scritto la Maria Ida Catalano, quindi mi è andata a leggere il suo articolo, e i laboratori di chimica. Nessuna delle 2 cose, se andate adesso in istituto, appaiono più come le vedete adesso.